Partiamo subito con l'oroscopo musicale dell'amica Silvia Pagni. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Oggi è il compleanno di un cantante, compositore, conduttore televisivo. Nel 1938 ad Erba nasceva Memo Remigi. Emidio Remigi, in arte Memo Remigi, cresce a Como, città natale dei genitori. Nei primi anni 60 viene scoperto dal compositore milanese Giovanni Danzi, autore di O mia bella Madonnina. Memo Remigi inizia ad esibirsi negli anni 70. Vince il Festival della Canzone di Liegi e ottiene un contratto discografico con la Karim, con cui incide i primi 45 giri dal titolo Vive a Varese. Nell'ottobre 1964 passa alla casa discografica Rifi e nel 1965 partecipa a un disco per l'estate con la canzone Innamorati a Milano, con testo di Alberto Testa. Sempre con Alberto Testa, nel 1965 scrivono Io ti darò di più, presentandola al Festival di Sanremo nella doppia interpretazione di Orietta Berti e Ornella Banoni. Questo brano, Io ti darò di più, diventerà un cavallo di battaglia per le due grandi artiste. E nella stessa edizione del Festival di Sanremo, Memo Remigi e Alberto Testa partecipano con un altro brano, La notte dell'addio, che viene interpretato da Iva Zanicchi e dalla statunitense Vic Dana. E arriva anche per lui nel 1967 di assaporare il grande palco del Festival di Sanremo con Sergio Endrigo e con il brano La canzone dal titolo Dove credi di andare. Tornerà al Festival di Sanremo dopo due anni nel 1969 con un brano Una famiglia in coppia con Isabella Iannetti. Negli anni successivi Memo Remigi si dedica soprattutto alla scrittura, componendo tra l'altro per Shirley Bassey e Ombretta Colli. Scrive il brano Salvatore, incisa da Ombretta Colli. Sempre nel 1977 conduce la trasmissione Il mercante in fiera su Antenna 59, emittente locale di Cernobbio, Como. Partecipa anche come autore in varie edizioni dello Zecchino d'Oro, vincendo l'edizione del 1979 con il brano Un bambino. Scrive un'altra canzone per i bambini con un tantissimo successo dal titolo Basta, prendo, parto, volo via. E dai primi anni 70 inizia a lavorare come conduttore radiofonico. Negli anni 70 e 80 Memo Remigi diventa un volto molto noto, in particolar modo per le sue conduzioni nelle trasmissioni della RAI e anche nelle emittenti private. Pensate, il suo brano Innamorati a Milano diventa sigla di inizio trasmissioni della nascente Telemilano 58, futura Canale 5. Nel 1977 Memo Remigi conduce il programma Rai A Modo Mio, con ospiti ogni puntata come Lea Massari, Catherine Spack, Sandra Milo, Rossana Schiaffino, Loretta Goggi, Claudia Mori e tante altre. Un altro programma che ha conquistato tutti i bambini è L'inquilino del piano di sotto, nel quale Remigi è affiancato da Topo Gigio, con Isabel Russinova e Alberto Castagna. Remigi si cimenta anche come attore teatrale nella commedia Un angelo calibro 9, al fianco di Arnoldo Foà, Rosanna Schiaffino e Lia Zoppelli. E adesso alcune citazioni del grande Memo Remigi. Ho composto tante canzoni, ma le più fortunate le ho sempre composte per gli altri e non per me. Un'altra citazione.
Le mie canzoni dicono sempre qualcosa e non parlano solo dei soliti artificiosi drammi d'amore con lacrime finali. Una citazione sulle relazioni con le sue donne. Ammetto di aver razzolato male, viste le tante avventure che ho avuto, ma per chi fa il mio mestiere resistere è veramente un'impresa. Memo Remigi vive attualmente a Varese. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale, vi aspetto in tanti domani. Io vi do un grande abbraccio da me Silvia Pagni e buon di pomeriggio. Ciao a tutti!